Il nuovo codice degli appalti, questo è il tema della mattinata di studi che si è svolto oggi al Polo Universitario, organizzato dall'Ordine degli Architetti, dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo e dal CUPA di Agrigento. All'appuntamento odierno una qualificata platea ha dato il suo contributo che ha rappresentato l'occasione per un confronto tra professionisti che si occupano di appalti pubblici per individuare cosa può cambiare in Sicilia per le pubbliche amministrazioni. L'iniziativa di oggi è servita anche per comprendere le complessità del disegno del decreto legislativo dello scorso 18 aprile, numero 50, che tratta la materia. Si tratta di un'iniziativa importante che ancora una volta vede l'Ordine degli Architetti in collaborazione con l'Università, il CUPA e la Fondazione Architetti del Mediterraneo proporre un argomento di grande attualità e di grande importanza come quello del nuovo codice degli appalti, che introduce una serie di novità che saranno discusse grazie all'intervento di illustri relatori specialisti in materia, novità che da un lato risolvono alcune delle criticità e però ancora pongono una serie di interrogativi. È un'occasione interessante per confrontarci su un po' tutti gli addetti ai lavori, confrontarci sulle nuove regole introdotte dal nuovo codice dei contratti, sugli obiettivi raggiunti in questa fase dai professionisti. Su quelli che sono i rimedi, gli emendamenti necessari per superare delle criticità che sono venute fuori durante i primi 6 mesi di vita del nuovo codice dei contratti. Noi a livello nazionale stiamo lavorando in sinergia con l'ANAC, con le commissioni parlamentari e con alcuni rami del governo, stiamo lavorando per raggiungere alcuni obiettivi. Per ragione di tempo ne dico soltanto qualcuno. Il primo sicuramente è quello di restituire centralità al progetto nel processo di esecuzione di un'opera pubblica, questo nella convinzione e nella consapevolezza che se davvero vogliamo superare il fenomeno delle varianti, se davvero vogliamo lasciare questo triste primato delle opere incompiute, dobbiamo rivalutare la qualità del progetto, dobbiamo rilanciare forme di affidamento come il concorso di progettazione, il concorso di idee, che sono strumenti che puntano sulla qualità della prestazione professionale e non tanto sul fatturato, sul ribasso. Un'interessante iniziativa dell'Ordine degli Architetti che si svolge anche in collaborazione con il CUPA. Cosa vuol dire, professore? Che il consorzio è a servizio del territorio, delle strutture amministrative, dei professionisti, è una realtà pulsante, viva, che vuole rilanciare la sua attività a favore dei giovani agrigentini e delle amministrazioni d'Agrigento per accrescere la competitività di questo territorio, che può davvero proiettarsi come frontiera europea verso l'Africa, se recupera la sua capacità di dire cose, di innovare, di lanciare ponti culturali e non solo di reclamare. Ecco, questo cambio di passo è il senso del nostro impegno al consorzio. Oggi è la prima delle iniziative che vede un'aula davvero piena, ma ne faremo tante altre e stiamo progettando di ripartire con l'offerta formativa al massimo dei livelli. Lo faremo con il corso triennale di architettura e lo faremo con la collaborazione con altre università e il polo sarà entro un anno e mezzo massimo una punta di diamante della cultura in provincia di Agrigento.